queste valli sono state un continuo movimento di persone, ma di idee e di questi incontri assolutamente unici, perché era l'ambiente che provocava l'incontro. Chi passava a queste quote doveva fermarsi, non andava di corsa come facciamo oggi. C'est une histoire partagée d'amour et de rejet, mais je crois que la population actuelle issue de cette forte migration de proximité, je crois aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre et il y a quand même beaucoup d'intérêt et d'attrait de partager une culture commune dei due côtés d'un col qui est vraiment à portée de main. Ancora adesso qualcuno torna, se ha preso la casa dei vecchi, se l'è fatta ristrutturare e vengono a passare magari le ferie qua o 15 giorni, qualcuno ci sta anche tutta l'estate, ritornano qua per i vecchi, al ricordo dei vecchi. Non tornerei in Francia, no, non tornerei. La Francia non mi piace più adesso, mi piaceva allora. Mio padre aveva la nostalgia di venire a Rittana perché all'epoca si trovava con tutti quelli che erano andati in Francia e le piaceva. C'erano tutte queste persone che erano in queste zone diverse della Francia che tornavano al paese. Du côté de mon père, personne n'est retourné. Il a simplement conservé sa sœur qui est restée à Castel-Delfino, qui est morte là-bas. Mais non, eux n'ont jamais pensé à retourner parce que pour eux c'était un souvenir qu'ils voulaient oublier. Chi ha fatto fortuna, chi un po' meno, chi è andato in Argentina, chi è andato che sono andati e poi magari avrebbero voluto tornare ma non avevano più i soldi per tornare, così sono rimasti. I rientri comunque sono sempre una cosa molto bella. Anche quelli che sono tornati qui perché volevano tornare su queste montagne. Le hanno sempre portate nel cuore, hanno lasciato scritti, corrispondenze, diari in cui si sente questa nostalgia, no? Proprio questa voglia di stare nelle nostre valli.